signori e signori, Cervantes a Messina. Prima e dopo Lepanto. Sta per iniziare. Questa è la nona volta che lo dice. No. Interpretato nella prima parte da Guillermo Lopez delle Isole Canarie, il giovane 24enne Miguel Cervantes, giunto a Messina a bordo della Marchesa per unirsi alla flotta di Don Giovanni d'Austria, racconterà il porto e la città vista con i suoi occhi nell'agosto del 1571. Con le musiche tratte dall'opera Cervantes, il poeta di Lepanto, scritta da Enzo Caruso e Matteo Brancato e ambientata a Messina, si alterneranno le canzoni interpretate da Clara Santamaria e Guillermo Lopez. Nella seconda parte, dopo la partenza per Lepanto, Cervantes tornerà ferito a Messina per essere ricoverato nel grande ospedale. Tra luglio e agosto del 1571, l'armata cristiana con 210 galee sottili, 6 galeazze, 25 navi grosse, 3 galeotte e 50, fra brigantini e fregate, 1805 cannoni e circa 80.000 uomini, di cui 28.000 soldati, 12.920 marinai, 43.500 rematori, si radunò nel formidabile porto della città dello Stretto, sotto il comando di Don Giovanni d'Austria, figlio naturale dell'imperatore Carlo V. Il 20 luglio dell'anno domini 1571, la flotta pontificia al comando di Marcantonio Colonna, luogotenente generale di Don Giovanni, faceva entrata solenne a Messina, salutata dallo sparo di grandissima quantità di artiglieria da tutti i castelli della città. La mattina del 23 luglio era la volta della flotta veneziana al comando di Sebastiano Venier, col suo luogotenente Agostino Barbarigo, ad entrare pigramente nel porto falcato, remigando controvento. Il comandante supremo, Don Giovanni d'Austria, solcava le acque dello stretto il 23 agosto con 25 galere, mentre tutte le navi alla fonda uscivano per andargli incontro sparando una bellissima salva d'artiglieria in segno d'omaggio. Don Juan, sbarcato a Messina due giorni dopo, fu cerimoniosamente ricevuto a Palazzo Reale dello Stratigò, conte di Landriano, e dai senatori della città. Negli ultimi giorni di agosto giungeva la squadra di Giovanni Andrea Doria da Genova. Tra le sue galee vi era la Marchesa, con a bordo il giovane 24enne Miguel Cervantes de Saavedra. Il nobile poeta spagnolo era accorso da semplice volontario nella guerra contro il turco. Per niente al mondo si sarebbe fatta sfuggire la occasione di prendere parte ad una delle più grandi imprese che sarebbero passate alla storia e che egli stesso definì come la più alta occasione di passione e gloria che abbiano visto i secoli passati. E ora i presenti, e quale non spereranno mai di vedere quelli futuri. Arrivarono quindi la flotta del Marchese di Santa Croce da Napoli, quella di Don Giovanni di Cardona da Palermo e per ultima il primo di settembre, proveniente da Siracusa, il resto della flotta veneziana, rimasto a Candia. La flotta cristiana riuscì a concentrarsi nel porto di Messina il 24 agosto del 1571. Arrivai da Genova nel porto di Messina il 2 settembre 1571. Ero a bordo della Marchesa, una delle 11 galee di Gian Andrea Doria, come soldato nella compagnia di Diego de Urbina, del Tercios del grande Miguel de Moncada. Il mio capitano di galera era Francesco Santo Pietro e combattemmo nella fascia sinistra sotto il comando di Agostino Barbarigo. Erano con me due miei amici, il soldato Santi Esteban e il soldato Castagneda. Avevo provato l'archibugio a Napoli e in questo giorno della Lega Santa volevo testare la mia esperienza. Siamo rimasti nella bellissima città di Messina per due settimane, fino a quando, il 15 settembre, fu ordinato a tutta l'armata di partire per la fossa di San Juan e Otranto. Il mio soggiorno a Messina non lo dimenticherò mai. Due giorni dopo il mio arrivo abbiamo digiunato per tre giorni di fila, fino al 7 di settembre.
Poi fu impartita l'assoluzione generale, la comunione e infine ci fu una solenne processione. E quando ebbe fine il giubilo offerto, fu data la benedizione apostolica e le indulgenze concesse ai conquistatori del Santo Sepolcro. La mattina del 16 settembre, quando lasciammo il porto, avevamo nel terzo squadrone Don Juan de Austria, Sebastiano Benier, Don Luis de Requesens, Alvaro de Bazán, Marcantonio Colonna e tutti gli altri capitani avevano convenuto che la nostra ala fosse composta da 34 galee veneziane, 8 di Napoli e della Spagna, 1 dell'Omelin, 1 del Papa e 2 della Doria. Erano la Fortuna e la Marchesa, contraddistinte dalle nostre bandiere gialle. Il giorno della partenza, Monsignor Odescalchi, all'ingresso del porto, procedette a benedire ogni galera che partiva. Nella cambusa ci inginocchiamo con la gamba destra e con la testa scoperta. Quella solenne parata durò parecchie ore, dal momento che il sole non aveva ancora innalzato la catena montuosa, finché i suoi raggi non trovarono finalmente le vecchie torri e le mura consumate da secoli che ardevano di luce dorata. A noi toccò partire per primi. La gente andava fino alle colline, salendo dalle terrazze. Il porto era pieno di giubilo e la gente aveva riempito i canaloni tra le mura e le torri, dove sventolavano bandiere e ricchi tessuti broccati. L'intera città di Messina riponeva in quella immensa flotta di navi le speranze della libertà, costantemente minacciata dalla pirateria dell'impero ottomano. Riuscì a vedere Don Juan de Austria sulla galera, la Real, maestoso e altero, fiero e profetico, ardente dal desiderio di poter adempiere alla sua parola per sconfiggere il turco, cosa che Pio V e Venier desideravano. Il gran generale era arrivato il 24 agosto. Messina lo stava aspettando. A bordo della più grande e spettacolare galera della flotta, comandò ai cannoni di sparare salve di saluto e Messina rispose ancora con più fuoco. Entrò attraverso la porta del ponte del palazzo, accanto alla porta di Santa Maria del Pigliere, adornata da un arco trionfale. Non c'era più spazio per le bandiere, i gagliardetti e i tessuti che pendevano da tutte le porte e dalle mura. Le strade erano vestite di broccato, le finestre piene di donne di bellezza e adornate di ricchezza, la piazza era popolata da milizie. Andò a Palazzo Reale e le livree dei servi marciarono in suo onore. Le casate di lignaggio e di nobile cognome mostrarono i loro scudi e gli stendardi. Era quasi notte e la festa andò avanti fino a quando si accesero le luci e furono lanciati fuochi d'artificio. Mai gli occhi umani avevano ancora visto un evento tanto grandioso come quello di Messina. L'immenso concorso di persone, iscrizioni, drappeggi, musica, salve accoglievano con clamore di gioia le galee che stavano arrivando. «Arrivano quelle dalla Spagna! Quelle sono veneziane, guarda, le galee di Napoli!» Tutti i giorni arrivavano un numero sempre maggiore di navi. La flotta concentrata era grande, mai vista. Messina si era donata anima e corpo. Non aveva il porto Zancleo offerto spettacolo più imponente come quello di agosto e delle prime settimane del settembre del 1571. Mai si erano viste raccolte dentro il suo vasto seno più fitta selva di antenne e calca, di navigli, tra i quali spiccava maestosa e superba la galera Real di Don Giovanni d'Austria, a 60 remi, ricca di dorature, di sculture e di intagli. Quasi 80.000 uomini, tra soldati, marinai e remieri, montavano quella flotta di 208 galere ordinarie, 6 galeoni, 30 navi, tra fuste e brigantini, oltre a diverse galeotte di proprietà di nobili venturieri. Messina era il baricentro di tutto. Desde Génova llegué al puerto de Messina un 2 de septiembre de 1571. Venía en la galera La Marquesa, una de las 11 galeras de Giovanni Andrea. Era un soldado de la compañía de Diego de Urbiña, de los tercios del gran Miguel de Moncada. Mi capitán de galera fue Francesco Santo di Prieto y nos tocó combatir en el ala izquierda, al mando de Agostino Barbari. Iban conmigo dos amigos y el soldado Santiesteban y el soldado Castañeda.
Había probado el arcabuz en Nápoles y en esta jornada de la Santa Liga quería probar mi experiencia. Estuvimos en la bellísima ciudad de Mesina 2 semanas, hasta que por fin, el 15 de septiembre, se dio orden de partir toda la armada junta hacia la fosa de San Juan y Otranto. Mi estancia en Mesina nunca lo olvidaré. 2 días después de mi llegada, ayunamos 3 días seguidos, hasta que el 7 de septiembre hubo absolución general, comunión y una procesión solemne. Y cuando acabó, se ofreció el jubileo, la bendición apostólica, las indulgencias otorgadas a los conquistadores del Santo Sepulcro. En la mañana del día 16 de septiembre, íbamos en el tercer escuadrón, cuando salíamos del puerto. Don Juan de Austria, Sebastiano Benier, Don Luis de Requesén, Álvaro de Bazán, Marco Antonio Colonna y todos los demás capitanes acordaron que nuestra ala dispusiera de 34 galeras venecianas, 8 de Nápoles y de España, una de Lomelín, una del Papa y 2 de Doria. Eran la Fortuna y la Marquesa, siendo nuestra insignia banderolas de color amarillo. El día de la partida, el Monseñor Odescalchi, situada en la entrada del puerto, procedió a bendecir cada galera que salía. En la galera nos arrodillábamos con la pierna derecha y con la cabeza descubierta. Aquel solemne desfile duró varias horas, desde que aún no había el sol remontado la cadena montañosa hasta que sus rayos por fin encontraron las viejas torres y murallas, desgastadas por los siglos, ardiendo de dorada luz. Nos tocó salir en primer lugar. La gente se subía a las lomas de las laderas. Se llenó el puerto de júbilo, despidiéndonos los cañones de la muralla y las torres, donde ondeaban banderas y ricas telas de brocado. El pueblo de Mesina entero ponía en aquella inmensa flota de naves las esperanzas de la libertad, amenazada constantemente por la piratería del Imperio Otomano. A Don Juan de Austria pude ver en la galera La Real, majestuoso y altivo, ardoroso y profético, ardiendo en deseos de poder cumplir su palabra de derrotar al turco, que tanto deseaba Pío V y Benier. Había llegado el 24 de agosto. Mesina lo estaba esperando. Subido en la más grande y espectacular galera de todas cuanto habían, mandaba disparar los cañones de crujía y Mesina respondía con más fuego. Entró por la puerta del ponte en el palacio, junto a la puerta de Santa María del Pliere, engalanada con un arco triunfal. No cabían las banderas, gallardetes y telas que colgaban por todo el puerto amurallado. Estaban las calles vestidas de brocados, las ventanas llenas de damas de hermosura y riqueza adornadas, la plaza poblada de milicias. Pasó al Palacio Real y las libreas y criados desfilaban en su honor. Las casas de linaje y de apellido mostraban sus escudos y estandartes. Era casi de noche y la fiesta prosiguió cuando se encendieron luminarias y lanzaron fuegos artificiales. Jamás ojos humanos habían visto, aún por ensueño en Mesina, un acontecimiento tan grandioso. El inmenso concurso de gente, inscripciones, colgaduras, músicas y salvas, los clamores de alegría con lo que recibían las galeras que iban llegando. ¡Vienen las de España! ¡Aquellas son venecianas! ¡Mirad, las galeras de Nápoles! Todos los días esperaban que llegaran más y más naves. La flota concentrada era grandiosa, jamás vista. Mesina se entregó en cuerpo y alma. Cuando me parla en...
stai lì ad aspettare che io ritorni, che io settembre 1571. L'armata salpava da Messina, salutata dalle salve d'artiglieria dei castelli Gonzaga e San Salvatore, di Castellaccio e Mata Greffone, fra le grida d'esultanza di una folla immensa di messinesi.
7 ottobre 1571. Domenica, giorno di Santa Giustina. 212 navi cristiane con 80.000 uomini a bordo si fronteggiavano nelle acque di Lepanto contro 265 navi ottomane e 100.000 turchi. 5 interminabili ore sarebbe durata la battaglia. Cervantes, febbriciante, abbandonò la sua cabina per prenderne parte. Ferito da 2 archibugiate al petto e alla mano sinistra, continuò a combattere sino a quando si alzò forte il grido di vittoria. Quando il giorno volgeva al tramonto e la battaglia ebbe termine con la vittoria cristiana, il teatro della battaglia si presentava in una scena apocalittica. Relitti in fiamme, galee ricoperte di sangue, morti o uomini agonizzanti in mare colorato di rosso. 150 galee turche catturate, 40 affondate e bruciate, 7.600 morti e 15.000 feriti di parte cristiana e 35.000 i morti di parte turca. Degenza, vi prego, un ricovero
un ospedale. Ah, per la mia povera mano. Ah, maledetta archimugiata. Ah, qui ora la bella Messina mi dà ospitalità a noi reduci dalla grande battaglia di Lepanto. Ah, un ricovero, signori, se non fosse stata per questa archibugiata, a quest'ora sarei ancora più forte e lindo, ma la battaglia è vinta! Viva la Lega Santa contro il nemico turco ottomano! Sì, se ripenso ancora ai pochi istanti di un tempo passato, rivedo ancora tutto quello che è accaduto. Sì, ero malato lì dentro la Marchesa, la nave su cui viaggiavamo. Avevo la febbre e il capitano mi offendeva, perché proprio prima della battaglia mi diceva: stai giù in coperta, piccola femminuccia. Ma mi affacciai dal finestrino della nave e vidi che tutta la flotta della Lega Santa Cristiana era schierata, signori miei, sì, tutti a capitanare Don Juan, il grande condottiero, e poi per la Serenissima l'ammiraglio Venier Barbarigo, e poi ancora Doria per Genova, con cui ero io imbarcato sulla Marchesa, e poi ancora Colonna, sì, che guidava la flotta di sua santità, sì, e poi tutti gli ammiragli napoletani e siciliani, e Don Luis, e Don Felipe, e tutta l'ammiragliata reale. Eravamo pronti lì, non si muoveva né vento né mare, sembrava un quadro del Prado a Madrid, ma invece era realtà, signori miei, sì. In fronte c'era tutta la Lega barbarica e colorata del nemico ottomano, sì! Vedevamo tutte le galere in fronte pronte per l'assalto, sì! Colorate con i versi del profeta scritti sulle fiancate delle navi e con tutte le lanterne d'oro e argentate che si muovevano da una parte all'altra, sventolavano tutte le mezzalune verdi e gli stendardi pronti ad affrontarci, e là sopra lui, Ali Pascià, turco capo ottomano, pantalona la zuava, un turbante intorcioniato in testa, scimitarra a mano, archi pronti, merri e mazze ferrate che erano pronte a darci l'assalto. E allora Don Juan, che vide Ali Pascià, Marajali e Ulucali pronti, che stavano per dare e ordinare l'assalto contro la nostra flotta, disse che ora era giunto il momento di andare all'arrembaggio e alla grido di vittoria, vittoria!
vittoria, vittoria! Tutti cominciammo a prepararci e a cominciammo a fare la gran terribile spietata battaglia, signori miei, sopra quelle galee e quelle galeazze d'Enerzia ne cominciarono a sparare le cannonate. I turchi s'acciuvarono tutta una volta sparate, niente ci potevano fare contro la tecnologia veneziana. Cominciarono a avvicinare, se ci fu l'arrembaggio, fu gran terribile spietata battaglia che fu davano con le spade, con le lance, con le masse, con le frecce, con le scimitarre, tagliavano teste, maghi e corpi, tutte fare le tocche, ma le cristiane si difendevano. Don Giovanni in capo, la pappa della nave, dava gli ordini a tutti quanti e diceva: Cristo è con noi, difendiamo e attacchiamo la Lega Santa. E da così dicendo combattevamo tutti quanti, andavamo di tacchi di punta, di stendardi, di bandiere sventolavano e davano messaggi per la vittoria cristiana. E lì pascià con le scimitarre ritagliava la testa, Don Giovanni si faceva spazio mezzo tutti le turchi, tagliava brazza, mani e pene, e difendevano tutti i pari. E da così la battaglia era sempre più terribile, sangue a paparina, gente che cade a mare quando tutta una volta. Ora che la battaglia si avvicinava verso la fine, si vide là sopra, sopra lo standardo di una bandiera! La testa di Ali Pascià! Sì! Era il segno che la vittoria era compiuta! La Lega Santa aveva sconfitto la flotta barbarica ottomana e Lepanto trionfava in tutto il Mediterraneo. Lepanto vivo! Viva! 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 Don Giovanni d'Austria e tutta la Lega Santa! Sì, così, signori miei, fu la grande impresa e la grande battaglia di Lepanto. Sì, era tempo di guerra, era tempo di scontri tra culture e civiltà, ma ora basta, è tempo di pace, è tempo che questo mare diventi simbolo di pace, di accoglienza, come fu a quel tempo e come fu ora questa città che dona ospitalità ad ogni navigante e uomo di ogni terra che arriva. Un ricovero, una degenza, un ospedale per un povero monco, il monco.